con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia della chiesetta antica, da questo luogo dove tante persone sono tornate a casa, convertite, tante persone hanno incontrato Padre Pio, parliamo di uomini. Continuiamo a parlare di guerra, di liberazione, continuiamo a parlare e a ricordare i tanti, tanti nonni, tanti bisnonni che hanno fatto la guerra, tanti sono morti, tanti sono tornati a casa, prigionieri, poi tornati a casa. Abbiamo ascoltato tante storie dagli scritti, dai confratelli di Padre Pio proprio sulla guerra. C'è Andrea, un 27enne di Milano, che ci scrive e ci racconta la storia del suo bisnonno, Mario Bastia. Mario, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne fatto prigioniero in Grecia, vicino al ponte di Corinto. Aveva lasciato a casa la moglie, Laura, e una figlia, piccolina, appena nata, Andreina. Era molto devoto a Padre Pio e gli raccontò ad Andrea che un giorno lui e dei suoi compagni furono scoperti, vennero catturati e subito messi in fila dinanzi ad un muro per essere fucilati. Allora loro non ebbero neanche il tempo di posizionarsi, perché coloro che li dovevano giustiziare gli fecero segno di andare verso il muro. Quindi possiamo immaginare la scena: cominciano tutti a correre e scappare verso quel muro. Racconta Andrea che mio nonno, il mio bisnonno, fece un salto e riuscì quasi ad arrivare, mentre le pallottole arrivavano, riuscì ad arrivare con la punta dei polpastrelli sulla sommità di questo muro. Si capisce bene che arrivando solo con i polpastrelli ad afferrare la sommità non vi era alcun modo per fare forza e andare dall'altra parte, quindi restò quasi come un vero e proprio bersaglio attaccato a questo muro. Ma il bisnonno di Andrea gli disse che non sapeva quando incominciarono a sparargli addosso per ucciderlo. Così si trovò ad un certo punto, lui scrive, si trovò dall'altra parte e un proiettile gli sfiorò la testa e gli lasciò una grossa cicatrice sulle tempie e gli fece perdere molto sangue. Però si salvò, riuscì a salvarsi, fu l'unico di tutti i suoi compagni che riuscì a salvarsi, passare dall'altro lato e scappare. E racconta il bisnonno che fu merito di Padre Pio, perché lo invocava in questo momento quando lui era attaccato al muro. A un certo punto si ritrovò dall'altro lato. Poi, non vedendolo tornare tutti i suoi familiari dalla guerra, allora tutti pensarono che era morto. Zia Alma, scrive Andrea, la sorella di sua moglie, scrisse qui a San Giovanni Rotondo, scrisse a Padre Pio, che subito rispose rassicurando e dicendo che Mario sarebbe tornato a casa. Non ci credette nessuno perché gli anni passavano. Poi un giorno tornò a casa Mario, quasi anoressico. Poté così riabbracciare la moglie e la figlia piccolina.